tre medici saranno processati per la tragica morte di Sergio Botti, l'ottantenne di Castiglion Fiorentino, deceduto nel luglio 2014 all'ospedale della Fratta a seguito delle percosse ricevute in piena notte da un paziente psichiatrico, un 35enne cortonese, sfuggito al controllo degli operatori. L'anziano morì dopo 16 giorni di agonia. L'anno successivo il 35enne si tolse la vita. Questa mattina udienza preliminare di fronte al GUP del Tribunale di Arezzo Marco Cecchi, che ha rinviato a giudizio la psichiatra che seguiva il 35enne, il responsabile del servizio di psichiatria e la direttrice del presidio, accusati di concorso colposo in omicidio doloso. Sono contestate delle omissioni sotto il profilo proprio delle scelte terapeutiche e della gestione specifica del paziente. Sotto questo profilo è stata chiamata a rispondere esclusivamente la Bevilacqua, che era tra l'altro la psichiatra che aveva in cura da anni Lorenzi, mentre gli altri due medici, il dottor Borghesi e la dottoressa Lamantia, sono stati chiamati a rispondere per quelli che evidentemente sono state ritenute, seppure in una valutazione meramente prognostica, carenze di natura organizzativa. Prosciolti invece per non aver commesso il fatto gli altri tre indagati, per cui il PM Giulia Maggiore aveva chiesto il rinvio a giudizio. La famiglia dell'anziano si è costituita parte civile nel processo. Il povero signor Botti era ricoverato in ospedale per tutt'altri motivi e per tutt'altre patologie. Ci si aspetta, come è giusto, che in ospedale si sia protetti. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 4 ottobre.